Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi gli ammortizzatori Bulk usati in questo video solo sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Svita i dadi delle ruote posteriori. Per cambiare gli ammortizzatori posteriori è necessario sollevare la parte posteriore dell'auto e rimuovere le ruote. In questo modo potrai accedere al sistema di sospensione. Solleva la parte posteriore dell'auto. Appoggia l'auto sui cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere l'ammortizzatore posteriore. Spazzola la vite della base dell'ammortizzatore, poi spruzza di sbloccante. Usa una chiave a bussola con inserto da 21 per svitare il dado di sostegno inferiore dell'ammortizzatore. Poi usa una chiave a bussola con inserto da 18 per staccare e rimuovere la vite di fissaggio superiore. Adesso puoi rimuovere l'ammortizzatore. Ok, ragazzi, se possiamo proporvi questo video, farvi risparmiare e anche grazie al nostro partner Mister Auto. Se anche voi volete sostenerci e acquistare i ricambi per questa operazione, andate a visitare il loro website. Dai, torniamo al lavoro! Trovi i pezzi e i prodotti Bulk utilizzati nel video sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Prendi il nuovo ammortizzatore. Prima di installare i nuovi ammortizzatori, bisogna innescarli premendo in verticale la barra dell'ammortizzatore, in modo da separare il gas dal liquido. Monta il nuovo ammortizzatore per la sua parte superiore. Metti in posizione l'ammortizzatore e poi anche la vite di fissaggio superiore. Metti in posizione l'ammortizzatore e monta la vite di fissaggio inferiore. Quindi riavvita fino al contatto. Per non rovinare il silent block, bisogna stringere la vite di fissaggio con il semiasse posteriore sollevato, in modo da simulare la posizione di quando l'auto è al suolo. Solleva con il crick il semiasse posteriore. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Adesso puoi rimuovere il crick. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e stringi bene i bulloni. Operazione conclusa.
Ciao, sono Nono di Usedool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.